Presidente, lei ha vissuto moltissime campagne elettorali, le chiedo innanzitutto un giudizio su questa campagna elettorale. Ma è una campagna anche molto confusa, anche perché è evidente che l'opinione pubblica avverte il peso della crisi, dell'incertezza del futuro, c'è cioè un grande malessere che si traduce anche in un atteggiamento negativo che coinvolge un po' tutte le forze in campo. Quindi è faticoso per chi come noi vuole costruire una proposta positiva, vuole rappresentare una speranza per il futuro del Paese, riuscire a raccogliere le forze, lo stiamo facendo, ma è un impegno che richiede fino alla fine la mobilitazione di tutti. Per il centro-sinistra, per il Partito Democratico, quali sono le sue sensazioni rispetto all'esito del voto? No, ma il Partito Democratico è certamente la grande forza, la forza maggiore. Io credo che siamo fiduciosi da questo punto di vista. Poi si tratterà di vedere alla fine, diciamo, il Senato dipenderà da quello che accadrà in alcune regioni, quindi lì ci sarà forse incertezza fino alla fine, ma insomma noi siamo sicuramente il centro-sinistra è la più grande forza che emerge dalla campagna elettorale. Non credo che possa Berlusconi contenderci questo primato, la sfida è ancora con lui, insomma. A proposito di Berlusconi, ci sono state molte promesse che molti osservatori giudicano irrealizzabili. Qual è la sua posizione rispetto all'atteggiamento di Berlusconi? Se lo immaginava così aggressivo e in campo ancora una volta? Sì, non ho mai pensato che lasciasse. D'altro canto, insomma, lui è il proprietario del suo partito, quindi mi pare che nessuno gli possa contendere questo titolo di proprietà. E mi aspettavo che combattesse con i mezzi suoi, cioè il populismo, la demagogia, sempre le stesse promesse. Sono persino ammirato a vedere Berlusconi che impavidamente dice, come nel 94, meno tasse, più lavoro. 1 milione, disse allora, adesso 4 milioni di posti di lavoro. Devo dire che chi mi stupisce non è Berlusconi, ma chi gli crede ancora. Quelli davvero un po' mi stupiscono. Lei in tempi non sospetti, prima ancora che Mario Monti ufficializzasse la scelta di presentarsi direttamente in politica, aveva detto che comunque non sarebbe stato conveniente rispetto al ruolo esercitato da Monti come leader di un governo tecnico di grandi intese. Come giudica l'atteggiamento di Mario Monti in questa campagna elettorale, molto aggressivo verso Berlusconi ma anche verso il Partito Democratico che è stato suo alleato nel governo appunto tecnico? Ma non lo so, non mi pare che il progetto politico che Monti ha rappresentato, cioè l'idea che potesse sorgere una forza al centro in grado di guidare il paese, sia un progetto politico che avesse un fondamento, insomma, era un progetto illusorio. Poi non lo so che risultato potrà avere, ma insomma la sfida per il governo del paese è quella che si conduce tra il centro-sinistra e la destra di Berlusconi, non con Monti, insomma, non è lui che compete, diciamo, per guidare il paese. Secondo lei una candidatura, quella di Monti, fatta apposta per mettere un po' i bastoni fra le ruote al Partito Democratico, alla coalizione centro-sinistra? Ma no, non credo. Voleva contendere il terreno da una parte e dall'altra, forse questa era l'ambizione, diciamo, di togliere di mezzo il bipolarismo italiano e fare emergere una forza centrale che fosse in grado di guidare il paese. Ma ripeto, il bipolarismo, anche se sicuramente è indebolito dalla frammentazione, ma il bipolarismo continua ad esserci, nel senso che la sfida per il primato continua ad essere quella tra Bersani e Berlusconi. In molti al centro e nel centrodestra puntano il dito contro Nichi Vendola, che sarebbe un fattore di instabilità della coalizione centrosinistra. Come valuta queste affermazioni verso Nichi Vendola? No, sono del tutto infondate. È l'espressione di un pregiudizio ideologico fazioso, perché Vendola è un uomo di governo che è stato eletto e rieletto dai pugliesi, vuol dire che erano contenti. E sinceramente non, da nessun punto di vista, diciamo, ci sono ragioni che possano consentire di additarlo come un estremista o come un fattore di instabilità. Questo fa parte di una polemica faziosa e pregiudiziale contro la sinistra.
a chi lo paragona ad esempio a Bertinotti nel 2006 o nel 98, come risponde? Perché sarebbe diverso? Perché molti dicono che di fatto potrebbe essere la stessa cosa, un elemento di stabilità del futuro eventuale governo. Ma questi ragionamenti nascono dal nascondimento, dall'ignoranza di quello che è storicamente avvenuto, cioè SEL nasce da una polemica verso l'estremismo di Rifondazione Comunista da cui si sono separati proprio per questo. Quindi SEL è una formazione politica nella quale fra l'altro confluiscono anche persone che vengono dal nostro partito, eccetera, che proprio ha condotto una dura polemica contro l'estremismo di Rifondazione, e tanto è vero che Rifondazione con i comunisti italiani eccetera sono confluiti nel cartello di Ingroia. Quindi quelle forze che erano con noi nell'Unione oggi non ci sono più, sono con Ingroia. Questa è la storia vera. Questa storia viene totalmente cancellata e camuffata per ragioni propagandistiche. Lei è stato uno dei grandi teorizzatori del governo comune fra riformisti e moderati. È un esito ancora auspicabile per lei, eventualmente con tutto il centro oppure solamente ad esempio con Casini? Io penso che il grande problema è che il Partito Democratico deve vincere le elezioni, perché il Paese ha bisogno di stabilità e quindi di una grande forza in grado di garantire la stabilità, ma ha anche bisogno di cambiamento, e cioè di una svolta nel senso del lavoro, dello sviluppo, della giustizia sociale, perché c'è una grande sofferenza che chiede una risposta forte della politica. Poi Bersani, quando avrà vinto, lavorerà per creare una maggioranza più ampia. Questo è il nostro obiettivo, non è una cosa che dico io. Lo stesso Bersani ha detto che ci vuole un patto tra progressisti e moderati. Però questo patto non può nascere che dalla vittoria del Partito Democratico. Il Partito Democratico che atteggiamento deve tenere secondo lei verso il Movimento di Grillo e il Movimento 5 Stelle? Ma oggi Grillo è un competitore, diciamo, ed è un competitore sulla base di parole d'ordine inquietanti. Processare i politici, sciogliere i sindacati, bombardare il Parlamento. Insomma, credo che in questo momento noi dobbiamo cercare di intercettare noi la protesta che si rivolge a Grillo e trasformarla in un'azione di cambiamento del Paese. Poi, certo, una volta che nelle istituzioni, io penso che nelle istituzioni devono essere coinvolti, noi cercheremo il dialogo, cercheremo il confronto. Siamo una forza democratica e non vogliamo escludere pregiudizialmente nessuno, non vogliamo processare nessuno, non vogliamo bombardare nessuno, a differenza di Grillo. Ultima domanda, il prossimo Parlamento per la prima volta non vedrà dopo tantissimi anni Massimo D'Alema al suo interno. Lei come vive questo passaggio della sua carriera politica? Oh, ma benissimo, penso che fare il deputato è un lavoro, i lavori si possono cambiare, mentre invece io continuo ad essere un militante politico appassionato. La politica è una passione, l'importante è non perdere le passioni, i lavori si possono cambiare.